Andiamo allora assieme in Duomo a Milano per scoprirne un aspetto che forse per molti è sconosciuto. Sentiamo. Bello, antichissimo, con una storia che racconta di millenni e secoli passati, eppure sobrio, semplice, quasi ascetico. È l'altare maggiore del Duomo. E forse perché siamo abituati a vederlo da lontano, o perché, come è ovvio, è molto più importante seguire i gesti liturgici che vi si compiono, o anche perché, inutile negarlo, è circondato da tanta bellezza e suggestione, non è molto conosciuto. Eppure tra le opere più notevoli, addirittura di origine romana, della cattedrale, e fu consacrato 590 anni fa, nel 1418. Certamente un'ulteriore ricchezza della cattedrale, un grande altare con una grande mensa antica risalente, si dice addirittura VIII secolo, probabilmente è dell'epoca della chiesa di Santa Maria Maggiore, quindi anche un po' più tardo. E proprio nella terza domenica di ottobre del 1986 fu l'allora arcivescovo di Milano, il cardinale Carlo Maria Martini, a riconsacrarlo al termine dei restauri che avevano interessato il presbiterio. Benedetto e dedicato nuovamente l'altare maggiore del Duomo dal cardinal Martini, e quest'altare è stato evidenziato, l'altare antico medievale estratto dalla zona del Ciborio in cui era stato inserito dal Pellegrini nel 1570-1580 nel periodo di San Carlo Borromeo, e in più sono emersi due elementi che facevano parte dell'altare di pietra di Candoglia, elementi di un sarcofago antico riutilizzato in epoca cristiana, ma di origine probabilmente pagana.